Ciao! In questo periodo in cui siamo dentro casa e vediamo tutti che fanno gli orti, che cucinano, che fanno i giardini, ho deciso di insegnarvi a piantare una piantina di basilico da orto dentro una sacchetta di carta. Serve una sacchetta di carta, una bustina trasparente di quelle che si usano per surgelare, un paio di forbici, la piantina di basilico, un pochino d'acqua, un cuoricino di legno, una molletta di legno e fondamentale la terra. Per prima cosa si prende la bustina di carta e si arrotola ai bordi, non fino a giù, ma solo fino a metà. Facciamo un altro giretto. Poi prendiamo la bustina trasparente, la pieghiamo a metà e facciamo un taglio così, in modo che rimanga un buchino piccolo piccolo per far respirare la terra. Lo allarghiamo, lo inseriamo nella busta di carta, lo giriamo intorno facendo attenzione a non romperla per darle un po' più di consistenza e di forza. Allarghiamo bene la bustina dentro, così, e ci mettiamo la terra. La terra ci va fino a metà della busta, perché poi ci posizioneremo dentro la nostra piantina di basilico, facendo attenzione a non rompere le foglie, perché le foglie del basilico sono ricche di vitamine, soprattutto se mangiate crude. L'ho letto da qualche parte. Ci mettiamo altra terra, la spingiamo un po', facciamo un altro giro al nostro cartoccio, così, e poi io mi faccio un bel vestitino. Prendo due nastro e uno spago verdi, li giro intorno e li chiudo con un bel fiocchetto. Per ricordarci quando l'abbiamo piantato, ho preparato un cuoricino con scritto basilico e la data. Lo infilo dentro, così, e per decorare ci metto una mollettina di legno. Do un po' d'acqua a questa piantina bellissima e ve la regalo a voi che mi mancate tantissimo. Ciao bambini!